Cari amici dell'edicola di Pinuccio, benvenuti. Oggi un video un po' insolito. Siamo in compagnia dell'associazione Un Posto di Calabria e del progetto Viviamo Cinque Frondi, ma non voglio dirvi nient'altro. L'escursione di oggi si chiama Pedi Pedi a Cincrundi. Vi lascio al video, quindi buon viaggio e buona visione. Siamo molto lieti di avervi a Cinque Frondi, mi permetto di fare gli onori di casa anche perché sto in via Magarello 18 Cinque Frondi, nonostante io sia nato e vissuto a Polistena, però mi ritengo prima di tutto figlio della Calabria, quindi questa è un'appartenenza che abbiamo un po' tutti e che in questo momento voi siete l'esempio del tutto, perché avere un riscontro così bello in questo momento per noi è di vitale importanza, anche perché il progetto diciamo Un Posto di Calabria nasce nel 2015, do qualche informazione anche sull'associazione, ed è un progetto che nasce esattamente come è nata la nostra escursione, Michela, quindi nasce dalla pazzia di determinati personaggi che pensano che ancora in Calabria si può fare, e si può fare molto. E si può fare molto sotto tutti i punti di vista, perché siamo fonte di cultura per l'Occidente, la Magna Grecia che ogni tanto sentiamo nominare, però che molti non sappiamo neanche effettivamente il vero valore della cultura greca. Ci sono molti filosofi, pensate, che attestano che la Magna Grecia e quindi i greci siano stati come personaggi e come popolo tra i più importanti a livello mondiale, perché hanno dato il via alla cultura e a tutto quello che oggi noi viviamo. L'Accademia fondata da Platone, Pitagora con il suo teorema di Pitagora. Quanti di voi sanno Pitagora dove ha fatto la sua base? Bravi, a Crotone. Lui poteva scegliere praticamente tutte le parti d'Europa e ha scelto proprio Crotone, quindi la Calabria come riferimento. Siamo su un posto che geologicamente è sacro, consideratevi che voi calpestate un luogo sacro, in ogni centimetro della sua terra è sacro, circa 80 santi sono passati da qui, abbiamo esempi di monasteri di rilevanza e dedicato ai santi come quello di Sant'Elia che lo vedremo da lontano, diciamo, però c'è nel comune di Cinque Fronti, come quello di San Filippo che è dal lato opposto, quindi due monasteri abbiamo addirittura in questo territorio che a molti è sconosciuto e invece è fonte di cultura. La Calabria è fonte di cultura per tutti e dobbiamo solo riprenderci, come utilizziamo sempre questa frase, riprenderci la nostra storia. La nostra storia che ha delle radici importanti, la nostra storia che è simbolo di appartenenza. Sono tutte parole che sembrano scontate, ma quando tu senti e appartieni a un territorio. Noi abbiamo per esempio Teresa che è siciliana di origini ma si è innamorata della Calabria e di un calabrese e ha deciso di venire a vivere in Calabria, quindi sente anche un po' sua la Calabria, anche perché le nostre radici sono molto comuni, abbiamo sempre il simbolo della Magna Grecia eccetera, però quello che ci tenevo a trasmettere e che oggi trasmettiamo tutti insieme è che l'appartenenza dà valore al nostro territorio. Prima di buttare una carta per terra, prima di dare vita a delle cose indicibili che ci sono state, che fanno parte del nostro essere, ci riflettiamo perché pensiamo che da qui tutti i popoli sono passati. Per arrivare al dunque del discorso, il progetto, come dicevo, Un Posto di Calabria nasce dalla pazzia nel 2015 fare il trecciolino, giorno 5 maggio faremo 6 maggio siete tutti invitati, faremo sicuramente il trecciolino di nuovo a distanza di 5 anni. Questo ha dato vita a un movimento culturale, non siamo più un'associazione, non ci riteniamo un'associazione, siamo un movimento culturale che è ancora meglio. I movimenti culturali sono quelli che innescano i cambiamenti. Questi cambiamenti partono dai piccoli passi. Il gesto che oggi voi fate nell'apprendere
un luogo così bello e nel conoscerlo vi darà valore e darà valore alle vostre vite, alle future generazioni e a quello che sarà poi il proseguo di questa terra che è indubbiamente in fase di crescita. Se la Calabria oggi migliora è grazie a delle competenze, al senso di appartenenza maggiore dei comuni. Abbiamo un esempio di comune che è in continua crescita e vi torno a ripetere, sono orgoglioso di essere qui e essere rappresentato dal comune di Cinque Fronti e da Viviamo Cinque Fronti. È stato Viviamo Cinque Fronti, il progetto Viviamo Cinque Fronti che ci ha coinvolto in questo progetto che è nato dal nulla. Siamo riusciti nel giro di poco più un mese e mezzo a riaprire un vecchio sentiero che faremo poi nel pomeriggio, che ci porterà in uno dei luoghi più belli che abbiamo in tutta la zona, che è la chiesetta della Madonna della Montagna. Vedremo la torretta, diciamo, un po' da lontano perché sono dei beni confiscati, però sono dei beni che devono essere assolutamente messi a disposizione della comunità. La comunità che viene rappresentata in questo momento da tutta la Calabria, perché abbiamo tutta la Calabria presente oggi qui. Abbiamo persone da Reggio Calabria, abbiamo persone da Vibo Valentia, abbiamo persone della Sicilia, pure pezzi di Sicilia. Godetevela la Calabria perché merita di essere goduta e merita di essere vissuta. Siamo tutti figli di Calabria. Grazie. Michela. Cerchiamo di fare delle attività che possano coinvolgere l'interesse di tutti, perché crediamo che sia è fondamentale, secondo noi, avere sul territorio dei punti di riferimento e di espressione anche artistica o di qualsiasi tipo. Ho pensato di coinvolgere Simone, come diceva lui prima, durante... cioè per l'escursione, perché penso che sia molto stimolante avere a che fare con persone che siano interessate a scoprire quello che abbiamo qui, senza andare da in posti strani o in posti lontanissimi. Scoprire quello che abbiamo noi qui, secondo me, è la ricchezza più grande. Durante il percorso, non è un caso, leggeremo dei piccoli brani estratti da opere di grandi autori calabresi, perché oggi si celebra la Giornata Mondiale del Libro, quindi è importante unire insieme anche uno degli obiettivi del nostro progetto, storia, cultura, arte, quindi più cose possibili. Inizieremo il percorso da qui, da Piazza Castello, che è l'origine, diciamo, di Cinque Fronti. Ci saranno vari punti di raccolta, vi distribuiremo anche delle piccole brochure che racconteranno un pochino il percorso che andremo a fare, di mattina nel centro storico, il pomeriggio, come diceva Simone prima, alla chiesetta della Madonna della Montagna. E non so se possiamo già iniziare con una piccola introduzione di Piazza, certo, Castello, così poi sì, procediamo verso il borgo futuro. E allora, come diceva Simone prima, Cinque Fronti è sicuramente una colonia greca, è stata colonizzata dai Locresi nel 500 avanti Cristo, ma diciamo che l'origine vera e propria del paese come comunità risale intorno alla metà del 1300. È una terra di conquista locrese, Cinque Fronti, ma l'origine della comunità cinquefrondese, del territorio come lo conosciamo oggi più o meno, risale alla metà del 1300, quando Antonio Caracciolo, conte di Gerace, conquista un po' i territori vicino San Giorgio Morgeto e, dopo aver avuto l'approvazione dalla regina Giovanna d'Angiò, Giovanna I d'Angiò, decide di costruire, diciamo, di unificare vari villaggi sul territorio che aveva conquistato e di edificare anche un castello. I villaggi principali erano cinque. Ognuno di questi villaggi era dedicato ad un santo: San Demetrio, San Pantaleone, San Lorenzo, Santa Maria e Sant'Elia. Alcuni di questi villaggi danno il nome ancora oggi a dei quartieri del paese che vedremo poi andando avanti. Diciamo che il castello, con molta probabilità, era in questo luogo o comunque in questa zona qui. Infatti comunemente questo è denominato Ucastedo, proprio nel gergo comune, e attorno, diciamo, nei dintorni di questa piazza si estende il quartiere denominato Arretu Alimura. Parlo in dialetto perché, diciamo, ma detto dobbiamo che... parlare in dialetto, ecco, perché bisogna probabilmente dare atto, quindi, delle radici. Dietro le mura stava ad indicare le mura di cinta che circondavano il castello, di protezione. Addirittura nel periodo nazifascista si pensa, con molta probabilità, che ci fosse anche il ghetto ebraico, quindi venivano esclusi, venivano circoscritti in quella zona lì. Poi la chiesa che vediamo in questo momento, che è la chiesa del Carmelo,
non è quella originaria, perché quella originaria è andata distrutta con il terremoto del 1783. Questa qui è stata ricostruita più volte, l'ultima ricostruzione ce l'abbiamo a metà del 1900 ed è un pochino più grande di quella originaria. Con molta probabilità la chiesa originaria aveva l'entrata dall'altro lato, perché qui era un pezzo di campagna, quindi era chiuso. Con il terremoto poi ci sono stati vari spostamenti anche geologici e geografici, e quindi si era stato deciso di fare l'apertura da questo lato, che verteva verso il centro del paese. La confraternita che gestisce ancora oggi, che è la confraternita del Carmine, è la più antica del paese ed è stata fondata all'inizio del Settecento. È presente un archivio, cioè loro hanno in gestione uno degli archivi più storici, più preziosi del territorio, e all'interno, diciamo, della chiesa sono custodite vari monumenti anche artistici. Ci sono due dipinti sui soffitti della navata destra e sinistra, che sono dedicati, uno a San Sebastiano, che è il santo a cui è stata dedicata inizialmente la chiesa, proprio nella sua fondazione, e dall'altro lato abbiamo San Rocco. Che anno è la chiesa, hai detto? Questa qui che vediamo oggi, 1700. 1700. Sì. È stata ricostruita dopo il terremoto. Esatto, esattamente. Ora è già presente prima. Prima del terremoto c'era già ed era dedicata a San Sebastiano, dopo il terremoto è stata ricostruita ed è quella che vediamo noi in questo momento, ed è una delle poche chiese che è rimasta intatta negli anni, insomma nei secoli. E quindi noi... la costruzione della chiesa è in concomitanza con la costruzione del castello? Potrebbe essere, anche allora... perché questa era una residenza nobiliare, c'è da dire, prima che fosse chiesa. Quindi probabilmente c'erano le fondamenta del castello. Sì. E diciamo che noi come atti storici in Calabria perdiamo tutto con il grande flagello che aveva menzionato prima Michela, nel 1783, dove, pensate, ci furono 7 scosse di terremoto con un magnitudo vicino all'ottava... vicino all'ottavo grado della scala Mercalli. Quindi pensate che ha completamente raso al suolo sia Cinquefrondi, sia Polistena, sia Cittanova, perché uno degli epicentri del grande flagello, la sua matrice praticamente sotterranea fu proprio questa linea. Quindi tutti i reperti, tutte le informazioni storiche che avevamo custoditi magari nelle chiese o nei monasteri sono totalmente andati persi. Quindi questa spiegazione e tutto quello che noi andremo ad avere come informazioni su Cinquefrondi sono cose contemporanee, diciamo, tra virgolette, ma sono soprattutto gli scavi archeologici che sono avvenuti attorno agli anni 60, dove una ricercatrice, proprio un'archeologa dell'epoca, venne e fece degli scavi proprio dedicati su Cinquefrondi, poi ripetuti nel 94, poi ripetuti da Cuteri, per chi lo conoscesse, che è uno degli archeologi più importanti che abbiamo in questo momento in Calabria e che è andato a insegnare, pensate, a Roma, tutta la sua cultura e tutta la sapienza sul mondo bizantino. Era solo una parentesi, per dare atto alla... è corretto. Un'altra cosa che volevo aggiungere è che, come dicevo prima, era inizialmente una residenza nobiliare, poi è diventata una chiesa gestita dalla confraternita del Carmelo, e in origine i gestori della confraternita appartenevano quasi tutti alle famiglie nobiliari di Cinquefrondi. Gli altari che noi vediamo, gli altarini sulle navate, sono delle sepolture dedicate ai familiari, insomma, alle persone defunti delle famiglie nobiliari di Cinquefrondi. E non solo, queste famiglie avevano le residenze, le ville, anche nei pressi della chiesa, nella piazza qua davanti, nelle vicinanze comunque, sì. E dalla parte, come dicevo prima, dove ci sono i dipinti, c'è quello di San Sebastiano, è dedicato... Sì, e dall'altro a San Rocco, e come mi diceva prima Rocco, giustamente, una delle tradizioni maggiori di Cinquefrondi è quella dedicata appunto a San Rocco, celebrato a settembre,
ed è quella di realizzare per le vie del paese dei deserti che richiamano appunto i sacrifici che ha affrontato questo santo durante la sua vita e vengono appunto allestiti in vari punti del paese questi deserti da ragazzi proprio che si cimentano per una settimana più o meno dura la preparazione. Raccogliendo appunto materiali dal territorio, canne, palme, insomma, e quant'altro. E durante la processione, esatto, c'è il crocifisso, ci sono gli spinali. Che ogni persona chiede il voto a San Rocco, si cammina nel paese a piedi scalzi con questi spinali addosso. In segno di penitenza. La penitenza è chiedere una grazia al santo. Sì. È come una sorta di vattienti qui spinare, praticamente. Esatto. La statua della Madonna del Carmine, che adesso è coperta perché c'è giustamente con la Pasqua Regente abbiamo ancora il Cristo risorto lì, la statua che c'è adesso non è quella originale della Madonna del Carmine, in realtà quella originale molto probabilmente è quella che adesso è l'Addolorata, che abbiamo visto di là all'entrata. Durante la ristrutturazione di quella statua lì, avvenuta anche in anni recenti, si è scoperto che sulla mano, sul palmo della mano, c'è un foro e probabilmente era dedicato al supporto per mettere il bambinello. Quindi quella probabilmente è la statua originaria della Madonna del Carmine. Esatto, quando poi è arrivata questa in donazione, comunque è stata una commissione, questa è diventata l'attuale Madonna del Carmine, del Carmelo, e quella lì è stata poi adibita a Madonna dell'Addolorata. Però con molta probabilità quell'originale era quella. Comunque San Rocco, nonostante fosse un santo di origini francesi, esatto, da noi viene molto venerato, anche perché la fondazione dei Templari avviene proprio da un nobile di origine francese. Lui sì, era proprio francese e che arriva poi in Italia e fonda i Templari. Come dicevo, noi qui siamo scesi prima ancora di essere amministrazione comunale, quindi prima ancora di 8 anni fa, si parla del 2012-2013, da volontari. Siamo stati un gruppo di persone che già facevano politica attiva nel paese, abbiamo deciso che per noi era appunto fondamentale ricominciare dalle origini per dare un futuro al nostro comune. Infatti il progetto si chiamava Borgo Futuro, dalle radici alle foglie nuove, ed era il senso di tutto quello che ancora oggi stiamo portando avanti. Perché? Perché questa sarà una zona, come diceva prima il vice sindaco, soggetta a 2 finanziamenti importantissimi dei borghi, dove nascerà un anfiteatro, dove nasceranno residenze artistiche, albergo diffuso, c'è il progetto delle case a 1 euro, e tutto questo è possibile perché appunto da volontari abbiamo deciso di ripristinare tutto il ponte, la scala che ora faremo, che porterà al cimitero. Quello era un vecchio percorso che i locresi facevano per arrivare a San Giorgio Morgeto. E quando noi siamo arrivati c'era terra, piante, di tutto, oltre 1 metro sulle scale. Quindi quello che voi adesso andate a vedere e l'abbiamo fatto resuscitare, diciamo, perché prima non esisteva più. E anche la scala che vedete, adesso è un pochino sbiadita perché stiamo aspettando i finanziamenti per riprendere un pochino tutto, ma quella è diventata, tramite dei volontari, la scala dei diritti. Infatti ha tutta la bandiera della pace e sono state fatte diverse iniziative ed è stato anche oggetto di tante escursioni e visite da tante parti della Calabria. Qua verrà ripristinato tutto, verrà fatto un'opera importante di messa in sicurezza intanto di questi luoghi. Questo, diciamo, che era la parte storica di Cinque Frondi, dove vivevano tantissime famiglie. Alcuni stamattina quando passavo mi raccontavo, mi ricordo quando sotto quelle mura giocavamo, quando andavamo là sotto, ecco, questo già era un vecchio frantoio, mi diceva. Ma ci passiamo, diceva, è bellissimo. Portava, all'epoca c'era una ruota qua, che, ecco, voglio dire, questo è un luogo, come diceva prima l'assessora, che portava a San Giorgio Morgeto, era l'unica strada d'accesso verso il cimitero comunale, voglio dire. Noi ci abbiamo creduto dall'inizio e ora speriamo di realizzare la scalinata dei diritti. L'abbiamo voluta con forza, l'abbiamo colorata con i colori della pace, perché noi
Il nostro motto è portare in ogni angolo di questo paese colore, vivacità e sicurezza in particolar modo. Niente di più. Lo state facendo, grazie. Questa è una poesia di Tommaso Campanella, si intitola Delle radici dei gran mali del mondo. Io nacqui a debellar tre mali estremi, tirannide, sofismi e ipocrisia. Ondor m'accorgo con quanta armonia, possanza, senno, amor mi insegnò temi. Questi principi son veri e supremi, della scoperta gran filosofia, rimedio contro la trina bugia, sotto cui tu, piangendo, o mondo fremi. Carestia, guerre, pesti, invidia, inganno, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, tutti a quei tre mali sottostanno, che nel cielo mor, che nel cieco mor proprio, figlio degno d'ignoranza, radice e fomento hanno. Dunque, a diveller l'ignoranza, io vegno. Grazie. Grazie. Della parte storica parte anche da qui, e negli anni precedenti veniva allestito il presepe vivente, che è molto suggestivo in questa zona perché riprendeva proprio quell'atmosfera magari pastorale o comunque molto medievale, antica, e venivano allestiti, diciamo, i piccoli chioschetti, non so come chiamarli, rappresentativi appunto del presepe in tutta la parte storica, anche molto suggestivo soprattutto di notte con l'illuminazione, insomma, delle candele, ancora ovviamente dell'amministrazione. Adesso procediamo e toccheremo un altro dei punti che trovate anche sulla mappa, che è quello forse più recente di Cinque Frondi, nella parte più antica di Cinque Frondi, è di Massimo Sirelli, l'artista di Catanzaro. E ce ne sono altre sue a Cinque Frondi, spettacolari ovviamente perché è un grandissimo artista, e questa rientra nell'ultimo progetto della città metropolitana di, diciamo, diffusione e celebrazione della Magna Grecia nel cinquantesimo del ritrovamento dei bronzi. Appunto c'è stata questa grande iniziativa, ce ne sono diverse sue sul territorio, questa è una delle ultime, l'ultimissima l'ha fatta Cittanova, da noi ha ripreso Zeus. A Cinque Frondi ci sono altri murales suoi, uno dei più belli e importanti è nella Villa Comunale. Lui ha interamente ricoperto con la sua arte, con i suoi graffiti, un vecchio edificio ecclesiastico sconsacrato all'interno della Villa Comunale, e quindi lo trovate lì ad abbellire, a colorare, come diceva Rocco prima, ancora di più il paesaggio di Cinque Frondi. La colonizzazione locrese ha portato sul territorio di Cinque Frondi all'edificazione di due templi principali pagani, dedicati uno alle muse, quello che diceva la signora, e uno alla Dea Proserpina. Ora siamo esattamente sulla base del tempio della Dea Proserpina, che è stato poi, è stato poi con la cristianizzazione dedicato a San Lorenzo, e divenuto poi nel 1800 la chiesa del Rosario che vediamo noi oggi. Quello delle muse si pensa sia sulla base del convento di San Filippo di Argirò, che non rientra nel percorso di oggi, però perché è anche un pochino dislocato da qui, però ci possiamo ripensare per la prossima escursione. Non potevamo fare tutte cose una volta. No. La chiesa del Rosario dà il nome al quartiere più antico, che rientra sempre nella parte del centro storico, perché noi siamo venuti da lì,
Quindi siamo comunque nella parte più antica di Cinque Frondi. All'interno sono custodite varie statue e lo stile interno della chiesa è barocca, quindi si pensa che dopo la ricostruzione chiaramente dal terremoto sia stato, la ricostruzione è stata ispirata allo stile barocco, e troviamo anche il baldacchino sull'altare, che è stato realizzato dalla famiglia Morani di Polistena, come forse anche altre opere a Cinque Frondi. Comunque questa è una delle più... Mi sono emozionato perché sono Polistena. Mannaggia! una delle opere più importanti. Comunque, se riusciamo ad entrare piano piano, perché la chiesa è piccola, ad una sola navata, non ci sono le navate laterali, perché una cosa, durante la ristrutturazione e gli scavi che ci sono stati negli anni 80 per ripristinare anche il suolo pubblico, sono andati distrutti gli altarini laterali, che erano esattamente come quelli della chiesa del Carmine, che fungevano... Gli altarini fungevano anche qui da tombe, da sepolture per i defunti, però sono andate distrutte. Su questa parte della strada dove noi stiamo camminando adesso, ci sono stati lavori negli anni 80 di ristrutturazione del suolo pubblico, sono state trovate le tombe, perché chiaramente in periodo cristiano le sepolture avvenivano sotto le fondamenta delle chiese, e qui ne sono state trovate penso oltre 40, ma sono state portate via quelle di qua, mentre nelle altre chiese ancora ci sono, sia nella chiesa matrice che nella chiesa del Carmine dove siamo stati prima. Ad avvalorare quello che dice Michela, le sepolture, soprattutto nelle grandi catastrofi, quindi anche del 1783, venivano fatte così, per così dire, un po' cruda la cosa, ma c'erano le fosse comuni, quindi venivano date fuoco queste fosse comuni per evitare la possibilità di malattie. E le ceneri delle fosse comuni andavano a finire sempre sotto la chiesa più antica del luogo. In questo caso la chiesa del Rosario è la chiesa più antica del luogo, mi pare. Sì. Probabilmente anche le ceneri dei defunti. C'è da dire, voglio aggiungere una cosa, tanto se lo faccio qui o da un'altra parte è uguale, che durante la conquista di napoleonica era stato emanato un editto per allontanare le sepolture dal paese, e lui ha istituito i cimiteri praticamente nelle parti più lontane dal centro abitato. A Cinque Frondi ci sono atti che testimoniano che anche oltre un secolo dalla conquista napoleonica le sepolture avvenivano ancora nel paese, sotto le chiese, quindi è stata quasi ignorata quell'emendamento, quel decreto di Napoleone, e venivano ancora sepolti sotto le chiese i defunti. Questa è la chiesa di San Michele Arcangelo, è la chiesa matrice nonché duomo di Cinque Frondi, e l'origine della chiesa risale più o meno al 1706, quindi inizio 700, come l'altra dopo la ricostruzione, dopo la distruzione del terremoto. In realtà era molto più grande di questa, la pianta alla base della chiesa, perché conteneva, oltre all'altare centrale, che purtroppo non possiamo vedere, conteneva altri 10 altari, il coro e la sagrestia, quindi era ancora più grande di questa. La scalinata che voi vedete non era così in origine, ma era un'unica scalinata. Successivamente è stata poi scavata nell'incavo in questa parte centrale e sono state diramate queste due scalinate laterali. All'interno della chiesa sono custodite tantissime opere. Una molto particolare è la statua di Santo Stefano, che proviene con molta probabilità dal convento di San Filippo, nonché vecchio Tempio delle Muse. Purtroppo non lo possiamo vedere, ma la statua di San Michele Arcangelo è stata realizzata da Vincenzo Scrivo, probabilmente l'ultima opera dell'artista prima che lui morisse. E un'altra cosa, che siamo festeggiamenti, perché l'8 maggio si celebra a Cinque Frondi proprio la festa di San Michele. Diciamo che a differenza delle altre città dove si celebra il 29 settembre, quella di Cinque Frondi è molto sentita, particolare, si celebra l'8 di maggio, perché ha fatto su questa scalinata, giustamente, l'8 maggio ha fatto l'apparizione San Michele su questa scalinata, si racconta, quindi Cinque Frondi lo celebra proprio quel giorno. La torretta civica che vediamo al lato della chiesa è abbastanza recente, però è partita.
Sì, c'è una torretta, è particolare. Sulla tua sinistra. Ah, ok. È particolare perché ha quattro livelli, diciamo, di lettura di costruzione. I primi tre che sono quelli del basamento e l'ultimo, il quarto, che ospita l'orologio del campanile, insomma, di Cinque Frondi, che affaccia sulla Piazza della Repubblica, che è la più, diciamo, non è cambiata neanche tanto dall'origine, quella che vedete alla base della scalinata. Chiesa rivolta a ovest, naturalmente, sì. Come la chiesa del Rosario. Come tutte le chiese. E la chiesa invece, quella centrale, no. Quella era un po'... Anche quella era orientata a ovest, però poi dopo il terremoto con la ricostruzione, facendo spazio sulla piazzetta, hanno deciso di dare facciata dall'altro lato, però in origine era sempre orientata ad ovest. Qua si levava la mattina e decidevano. Nel pomeriggio, anzi, se volete lo possiamo accennare anche adesso, che c'è stato un emendamento nell'anno 1000 che ha obbligato a costruire le chiese con orientamento verso ovest, se no in origine le chiese erano orientate tutte ad est, quindi al sorgere del sole. Vero e proprio, praticamente solitamente quando c'erano dei palazzi nobiliari importanti, per non evitare la congiunzione tra i due palazzi, si formavano queste forme di, c'erano questa tipologia di attraversata. E questo è un palazzo nobiliare antico di Cinque Frondi, appartenente, mi pare, alla famiglia Guerrisi. Guerrisi, sì. Possibile. Famiglia Guerrisi che ritroviamo forse nella torretta. Quindi proprio i principi fondamentali, e l'abbiamo voluto fare qua, intanto perché è via Gramsci, poi perché di fronte a una scuola e quindi già i bambini, la curiosità, dice: ma chi c'è scritto da? Ecco, già solo soltanto di fargli venire in mente questa domanda e venire a leggere qualcosa stimoli le coscienze, e quindi farlo di fronte a una scuola penso sia la cosa fondamentale da insegnare ai nostri bambini. E come state notando, in ogni punto dove ci sono i bambini emergono sempre i colori della pace, perché è un principio fondamentale che noi vogliamo dare ai nostri ragazzi, soprattutto nel periodo che siamo adesso. Infatti anche all'entrata di Cinque Frondi c'è un cartello: Cinque Frondi, comune dei diritti. Quindi insegnare i diritti, insegnare i principi fondamentali della Costituzione e il vivere sociale e conviviale con tutti quanti. Ecco, questo è ciò che ci preme di più. Noi stiamo lavorando tantissimo appunto sulla formazione dei nostri giovani. Devi partire proprio dall'asilo. Bravo. Dalla scuola materna. Grazie. Scusate le spalle. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ci troviamo a Largo Santa Maria, che è uno dei quartieri che ha dato origine a Cinque Frondi. Infatti si dice che si chiami appunto Santa Maria perché fa riferimento ad uno dei cinque villaggi che abbiamo accennato all'inizio. Non solo, in questo punto però non è totalmente verificata, non è certificata questa cosa, si dice ci fosse all'epoca un convento, il convento di Santa Maria, esattamente in questo largo qua sotto, vicino a questa casetta arancione, però non è certificata questa cosa. Un'altra cosa interessante è che poco più avanti troviamo la fiumara, lo Sciarapotamo.
ai lati di questa fiumara, per appunto il corso d'acqua importante che c'era, erano state edificate tantissime fabbriche. Infatti Cinque Frondi viveva tanto di lavoro, insomma, nelle fabbriche, nella conceria, la cartiera, mulini sparsi in questa zona. L'unico problema, cioè, sono stati attivi in realtà fino alla seconda metà del Novecento, per una questione puramente economica verso la fine, nel senso che per ripagare i danni di guerra venivano prodotte tante merci ed esportate all'estero, soprattutto in America. Alla fine, quando si è estinto il debito, le fabbriche chiaramente hanno chiuso, non avendo più, diciamo, richiesta di materiale. Sotto, diciamo, alla base di poco più avanti di questo ponticello che vediamo sotto, c'era la pellicceria. La pellicceria a fondazione dei fratelli Tropeano, alla fine dell'Ottocento, sì, con le date confusa, no, si producevano quasi 10.000 pellicce al giorno esportate in tutta Italia e in America, in Europa anche, e venivano conciate pelli di coniglio e di agnello principalmente. Poco più avanti c'era la cartiera, si produceva carta d'altra, carta riciclata, non solo dagli alberi, e qualcuno forse non lo sa, ma questo risale a già, stiamo parlando di 1800, inizio 1800, c'era la fabbrica delle pipe. Essendo un territorio montano e avendo diciamo al suo interno tanta brughiera, che è l'albero appunto da cui si ricavavano queste radici, una famiglia di Livorno è stata attratta da questa cosa e è venuta qui a fondare la propria fabbrica, sempre per quella questione economica, che quindi prendeva direttamente al territorio e poi esportava fuori. È stata fondata questa fabbrica, si ricavavano le pipe, appunto si lavoravano dalla radice della brughiera, e qualcuno forse lo sa, ma tanti non lo sanno, della brughiera, una pianta. Tanti non lo sanno che Pasquale Creazzo, nato a Cinque Frondi, famoso autore insomma calabrese, ha lavorato come operaio all'interno di quella fabbrica e poi se n'è aperta una propria. Ci sono stati poi delle complicanze, è fallita la sua fabbrica, però lui è stato uno dei primi di Cinque Frondi a lavorare in quella fabbrica delle pipe e ad aprirsene una sua. Ed erano quasi sicuramente tutte collocate nella zona, in questa zona sottostante, perché essendoci la fiumara, con il corso dell'acqua si potevano avviare i macchinari per la lavorazione, chiaramente prima dell'energia elettrica. Questo è. Indovinate quanto? Dove si fanno le più belle pipe al mondo? Indovinatelo. Serra San Bruno. Una è Serra San Bruno, poi c'è un'altra. C'è un altro posto che è più su, nella provincia di Cosenza. Comunque siamo anche là, ragazzi. Siamo certo. Allora, questa è la chiesetta di San Francesco, che nasce nello stesso periodo della chiesa matrice, quindi parliamo di 1706 circa, ed è stata una chiesetta privata, nel senso che apparteneva alla famiglia Macedonio, donata poi alla parrocchia e divenuta luogo pubblico, aperto a tutti. Adesso è chiusa perché è in ristrutturazione, ci sono stati dei danni con l'umidità, quindi è un pochino inagibile, e anche la statua di San Francesco è stata portata nella chiesa matrice per precauzione, insomma, per non rovinarla e danneggiarla con l'umidità. All'interno della chiesa è presente un dipinto di San Francesco di Paola risalente al XIII secolo, se non sbaglio, no, al XVIII secolo, e niente, non c'è granché, piccolissima, più piccola di quella del rosario che abbiamo visto stamattina, però era un punto, diciamo, particolare anche per l'esterno, per come è collocata, incastrata in questo punto del percorso e del borgo, che poi da qui prende un'altra direzione. Infatti fino a qui è stato tutto un percorso dritto, abbiamo visto che era abbastanza largo, quindi sicuramente è stato uno degli ultimi borghi costruiti quando la viabilità commerciale era già sviluppata per far passare appunto mezzi molto più grandi rispetto agli altri vicoli del centro storico. Niente, penso che possiamo procedere verso su. San Francesco di Paolo, che tutti voi sapete che muore il 27 marzo, il 2 aprile, il 7 marzo italiano, il 2 aprile, muore, ricorsa da poco la data della sua morte, e tutti noi siamo devoti, soprattutto i trekker, perché come tutti voi saprete, nel XIV secolo, nel XV secolo più o meno,
San Francesco di Paola viene portato all'attenzione di Re Luigi XVI, viene portato all'attenzione di Re Luigi XVI, che gli invia delle navi per portarlo direttamente in Francia, a Parigi, perché era già famoso all'epoca come un santo, tra virgolette, che faceva grossi miracoli, e lui decide di propria volontà invece di farsela a piedi, proprio tecnicamente piglia e parte, ci si guarda, tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma io me la faccio a piedi, perché è così, è la mia indole, sono in natura. Chiunque va al santuario San Francesco di Paola, se credente o non credente, è un luogo sacro, perché geologicamente la Calabria è già sacra di suo, quindi tu puoi essere ateo, credente, non credente, ma abbiamo una parte di Calabria che è sacra. Quale e lui sarebbe? Tutta. E quindi questo ti dà la rilevanza che aveva già il santo dell'epoca, e come tutti voi saprete è protettore della gente di mare. Basti pensare che voi all'ingresso di Genova, del porto di Genova, appena entrate all'interno del porto, la prima statua che vi ritrovate sulla parte sinistra è proprio la statua di San Francesco di Paola, perché c'è un monastero paolottiano. Quindi dovunque andrete, e se andate a Roma, vi faccio un esempio, andate sopra il Vittoriano. Chi è stato a Roma sopra il Vittoriano? Io. Sopra il Vittoriano di Roma, quindi voi passeggiate sulla parte dove c'è la descrizione di tutta Roma, nel quarto punto troverete chiesa di San Francesco di Paola. Perché tutti voi sapete, guarda quante cose dite. Se andate in piazza di Spagna, la chiesa antistante alla parte superiore, che è Trinità dei Monti, con molta probabilità fu fatta costruire proprio in onore di San Francesco di Paola e della devozione che aveva il figlio del re Luigi XVI, tant'è vero che il monastero che vi ritrovate subito dopo di piazza di Trinità dei Monti è un monastero paolottiano. Pensa quanto era importante San Francesco di Paola. E poi magari non sappiamo manco della rilevanza e dell'importanza che abbiamo a casa nostra. Siamo a casa nostra. Fondamentale riuscire ad aprire il percorso, e soprattutto fondamentale condividere con voi quanta fatica ci voglia per fare un piccolo percorso così di pochi chilometri. Però, se avete notato, tutte le persone che noi abbiamo salutato durante il percorso, che ci sono capitate, sono stati molto collaborative, perché praticamente è la terza o quarta volta che ne vediamo, tra tutta la vita nostra, conosciamo a tutti, no Michela? Quindi questo ti fa capire l'importanza di mettersi in moto, e anche inconsapevolmente vi sembra di non aver fatto niente, ma quello che andrete a vedere ora è che avrete la fortuna di toccare con mano è una chiesa che ha circa mille anni. Perché mille anni. Questo vi fa capire l'importanza anche del luogo, perché soprattutto si rende devoto alla religione. Io non sono un devoto alla religione cristiano giudaica, però sono un devoto alla religione, quella che va oltre ogni natura, ed è quella sacra proprio della natura e di Dio, sotto qualsiasi forma, che può essere musulmano, che può essere cristiano, che può essere in qualsiasi forma, però è una devozione che va oltre tutto. E l'impegnarsi per far sì che la convivenza possa vivere in ognuno di noi è fondamentale. Una convivenza che va oltre tutto, deve essere una convivenza umana prima di tutto, e poi una convivenza di condivisione, proprio, che è quello che stiamo cercando di fare. E portare Vincenzo oggi qua per noi è un onore, perché Vincenzo ha fatto uno sforzo enorme, e la cosa che mi premeva è arrivarci tutti insieme, perché arrivando tutti insieme vuol dire che abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo. I pipi!
Va bene, questa, la chiesetta, considerate che attorno all'anno 1100, quindi tra il 1095 e il 1099, viene fondato l'Ordine dei Templari, da un francese che, guarda caso, mentre tutti i posti del mondo che poteva scegliere o fonda un ordine dei Templari o un passaggio dei Templari, in mezzo a tutti i posti che poteva scegliere per fondare una domus, quindi una casa templare a tutti gli effetti, era un passaggio per dare un rifugio, diciamo tra virgolette, ai pellegrini che poi sarebbero andati in Terra Santa. E nella conquista di Gerusalemme, che avviene appunto attorno all'anno 1100, c'è questo ordine che viene proprio fondato per andare in appoggio ai crociati. Ed era stato fondato da dei monaci cavalieri, tra virgolette, che avevano dei riferimenti in tutte le zone di passaggio. E se voi fate mente locale, noi siamo esattamente quasi in un triangolo, perché sulla destra abbiamo il Monte Limina. Limina, perché chi di voi sa perché si chiama Monte Limina? Limina, limite. Esatto. Qualcun altro? Va bene, questa volta vuol dire. Ma manco di un posto di Calabria, figliolo, vi boccio. Si chiama Monte Limina perché, come diceva Michela, è Limina, limite. Limitas, ed è il limite esatto tra il Parco Nazionale dell'Aspromonte e il Parco Regionale delle Serre. In più dovete considerare che all'epoca della Magna Grecia, quando avveniva lo scollinamento, sia il fiume Torbido e con molta probabilità anche lo Scerapotamo, giusto, perché poi mi confondo con Ierapotamo, perché c'è pure Ierapotamo, Scerapotamo, comunque Chitu, e praticamente erano 1000 anni fa, dovete considerare, quindi all'epoca della Magna Grecia erano navigabili. Quindi per dare dei riferimenti, per riuscire a controllare il territorio, si davano delle postazioni di controllo. Quella che vedete, che andremo a vedere, anche se al di fuori, la torretta di Torre Alba oggi, è una torretta molto importante perché si trova esattamente tra la Limina, Cinque Frondi, che poi è la torretta che sta di fronte a noi, che affaccia sul mare, ed è quella proprio del Tahiti. Okay. Quindi la torretta del Tahiti, che molti di voi notano, è la torretta di Taureana, della vecchia Taureana, e quindi è comunicante con Cinque Frondi, la Limina e San Giorgio, perché sulla nostra sinistra abbiamo anche San Giorgio. Quindi era un punto fondamentale anche per il passaggio dei Templari. I Templari, non so se ci andavate a ciuppare le idee che stiamo parlando, però se vi visto qualche film basato sull'ordine dei Templari, è quell'ordine che stiamo parlando. Quindi tutti i film americani, tutte le notizie che avete o i film che guardate alla televisione, molto probabilmente passarono pure qua. E la chiesetta avvalora l'ipotesi della sua costruzione secondo delle ricerche archeologiche, perché abbiamo delle fondamenta e delle costruzioni che sono risalenti all'epoca dei crociati, quindi all'epoca medievale. Mo ho vidugno proprio il punto esatto, per me è impossibile perché non sono archeologo, quindi non posso darvi delle notizie che non sono veritiere. Quello che vi sto dicendo sono frutto di studi di archeologia fatti negli anni 60-70 ed esistono a tutti gli effetti. Un'altra particolarità della chiesetta: stamattina abbiamo puntualizzato il fatto che tutte le chiese dove puntavano? No, tutte le chiese di stamattina, chi da Cinclundi, puntavano tutte a ovest. Questa chiesetta invece punta ad est, e non è un caso, perché essendo nel periodo dei crociati, quindi della conquista di Gerusalemme, è verso est che dove sorge il sole, quindi c'è sempre una comunicazione religiosa ma anche pagana, perché a livello di paganesimo i templi, gli antichi templi, i templi greci, puntavano sempre a est al sorgere del sole. Quindi questa correlazione, che sembra quasi un'eresia, o che la religione cristiano-giudaica magari può dare come una forma eretica, invece è una cosa che vive e sussiste in molte zone. Quindi c'è sempre questa correlazione. Un'altra correlazione bellissima è il fatto che ci siano tre archi che sono di forma gotica, se non vado errato, non voglio arrivare con una fesseria purucca, però dovrebbero essere quelli. Ci sono sette
finestre, sono tre finestre più la facciata principale, sono sette. Sette è un numero fondamentale per la religione cristiana, perché sono sette i vizi capitali, sono sette i libri sacri, sono sette. Sette volte sette. C'hanno pure i sette nani, se a qualcuno ci può interessare. Comunque sette è un numero sacro. Sette peccati di gola, esatto. No, sette peccati proprio capitali, che ci rientra pure. Le sette meraviglie, bravissimo. Vedete che voi poi le informazioni vi vengono soli, perché io non mi posso ricordare tutti. Sette. Però sette è anche un numero fondamentale, quindi pensate l'importanza che ha questa chiesetta, che noi vediamo così e dici sì, è una bella chiesetta e basta, invece ha una storia importantissima. All'interno troviamo una croce in quattro angoli, praticamente, che sembra squadrata. Ah, che ha la stessa dimensione, che non ha una, esatto, più lunga. È quadrata. Quella croce serviva come riferimento tra nord, sud, est e ovest, perché era fatta squadrata in maniera perfetta, e i crociati li utilizzavano anche per orientarsi. Quindi pensate quante cose, e queste notizie che vi sto dando sono delle notizie superflue, sono l'inizio di quello che può essere una storia. Qua bisogna venire oltre alla statua della Madonna della Montagna, che è di rilevanza, certo. E con la visita nei pressi della chiesetta della torre che il nostro viaggio si è concluso. Non mi resta che ringraziare l'associazione Un Posto di Calabria e il progetto Viviamo Cinque Frondi per l'evento organizzato. Dall'edicola di Pinuccio è tutto, io vi invito come sempre a iscrivervi al nostro canale YouTube, a lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto. L'appuntamento è al prossimo video. Grazie ragazzi, fatevi un applauso.